Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Ragazzi, oggi si è presentata la nuova KTM RC16 e come a tutte le moto aspetta un'analisi. Oggi vi racconto tutto quello che dovete sapere di questa nuova moto della casa austriaca, che ha pochi cambiamenti rispetto alla moto 2019, ma che comunque rimangono dei cambiamenti molto interessanti. Ed inizio con la scheda tecnica. Motore 4 tempi V4 a 90 gradi, 4 valvole per cilindro, cilindrata 1000 cm3, potenza dichiarata 255 cavalli. Telaio ibrido 80% tubolare, 20% a trave, telaio tra l'altro in acciaio. Trasmissione 6 marce seamless, sospensioni anteriori forcella rovesciata VP, al posteriore forcellone in carbonio. Elettronica centralina magneti Marelli programmata con software unico Dorna. Pneumatici Michelin su cerchi in lega di magnesio di 17 pollici. Freni Brembo, doppio disco anteriore in carbonio, disco posteriore singolo in acciaio, peso secco 157 kg. Beh, vi starete chiedendo cosa cambia. Allora, tre sono i cambiamenti principali: motore, telaio ed aerodinamica. Ma prima di passare all'analisi, parto con le dichiarazioni di Pete Bader. Il 2020 sta per iniziare e direi che siamo esattamente dove speravamo di essere. Abbiamo disegnato il percorso in una mappa e lo stiamo seguendo con tutto l'appoggio dell'azienda e della direzione. L'anno scorso abbiamo lavorato con una squadra satellite e 4 piloti che ci hanno apportato un prezioso feedback e le squadre si sono motivate reciprocamente. Però allo stesso tempo ci ha portati ai limiti delle nostre risorse, permettendoci di arrivare sulla vetta dove siamo ora. Non direi che abbiamo una squadra satellite adesso. Siamo un pacchetto di KTM legato da amicizia e fiducia, e includo anche la squadra che si occupa dello sviluppo in questa organizzazione. Beh, dopo queste dichiarazioni diamo inizio all'analisi. Come detto prima, la RC16 è un'evoluzione della moto 2019, ma il suo maggior cambiamento risiede nel nuovo telaio e nel nuovo motore, molto più potente e con una migliore erogazione. Motore tra l'altro molto elogiato da Paul Espargaró e gli altri piloti. Il telaio è ibrido, ma rimane principalmente tubolare, con un elemento a trave. Vediamo tra l'altro un nuovo forcellone posteriore in carbonio ma senza deflettore, soluzione che comunque era presente nei test. Interessante anche la forcella anteriore con i foderi in carbonio in stile Ducati. L'aerodinamica. Nel cupolino troviamo la maggior parte delle soluzioni aerodinamiche più interessanti. Il cupolino è stato rivisto rispetto a quello della moto del 2019. Con una presa d'aria o airbox di nuovo design e di maggiori dimensioni. Vediamo tra l'altro montati sul cupolino due nuovi winglets in stile RS213V, ovvero Honda del 2019, molto sporgenti e prominenti. Non vorrei dimenticarmi dei denti di squalo, soluzione ispirata alla Formula 1 che serve a migliorare l'efficienza aerodinamica e ridurre le turbolenze. La carena invece rimane molto semplice e pulita, senza elementi sporgenti tranne che per lo scarico. Ma colpisce all'occhio un dettaglio molto particolare, che sarebbe la distanza o spazio vuoto tra i radiatori e la ruota anteriore. La vera ragione di questa soluzione tecnica rimane un mistero. Sappiamo che la KTM sta lavorando ad un sistema Hall Shot, ma che per ora non è pronto. Non vediamo, oltre alle soluzioni già menzionate, nessun mass damper, ruote carenate o altri particolari. Beh ragazzi, allora io direi che per questo video è tutto. Abbiamo già fatto l'analisi allora della RC16. Rimane questo dubbio sul perché di questo gap tra la ruota anteriore e il resto della carena della moto. Ci sono diverse ipotesi, si parla di raffreddamento, si parla di aerodinamica. Per ora non sappiamo il vero perché di questa soluzione, ma appena lo sappia ve lo farò sapere.
Beh amici miei, come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi auguro a tutti una bellissima giornata, un saluto come sempre e ci vediamo sicuramente alla prossima in un altro video.